Ora la parola a Matilde Montinaro. Io ho avuto la possibilità di conoscerla quando ero all'incirca ragazzo come voi, l'ho incontrata in una scuola, poi da allora ci siamo visti in tante altre parti d'Italia. Quando insieme anche alla regione abbiamo pensato ma ci vorrebbe una persona che porti una testimonianza che arrivi al cuore dei ragazzi, abbiamo pensato a te Matilde, perché tutte le volte che ti abbiamo sentito parlare di Antonio, di tuo fratello, che era il caposcorta poliziotto, era il caposcorta di Giovanni Falcone, con lui quel giorno c'erano anche Rocco Di Cilo, Vito Schifani, c'era Francesca Morvillo, che era la moglie di Giovanni Falcone, che era un magistrato anche lei. Ecco, quando abbiamo sentito in più occasioni raccontare questa storia, siamo usciti da una scuola, da un teatro, da una piazza, cambiati rispetto a quando c'eravamo arrivati. Noi ti diciamo solo grazie di essere arrivata qua, perché due giorni fa era a Messina, alla giornata nazionale della memoria dell'impegno, insieme a Massimo, a suo marito, che ringrazio e saluto, e qui in sala, hanno deciso di venire a Venezia per stare con noi quest'oggi. Grazie tantissimo. Grazie per avermi dato l'opportunità di essere qui. Paradossalmente noi familiari con i nostri interventi pensiamo di far crescere voi, invece non è vero, perché ascoltando queste letture, vedendo questi lavori, siamo noi che cresciamo, noi adulti. Perché noi adulti dobbiamo chiedere scuse ragazzi per il mondo che vi abbiamo lasciato. Avremmo dovuto fare di più, avremmo dovuto noi permettere quello che è accaduto anche 24 anni fa, non fosse accaduto. Io voglio dire grazie ad Avviso Pubblico, a Pierpaolo, perché oggi ho usato una parola bellissima, testimonianza. Ecco, noi familiari testimoniamo. Non trasferiamo il ricordo delle nostre storie, ma trasferiamo la memoria, trasferiamo un pezzetto del nostro dolore. Per quello che mi conosce bene, che spesso ci incontriamo nelle scuole, nei teatri, nelle piazze, sa ogni volta quanto per me diventa difficile ricordare quel 23 maggio. Perché quel 23 maggio quei 500 kg di tritolo sono entrati a casa mia, sono entrati nella casa di mio fratello, sono entrati nella camera da pranzo di Antonio, nella camera da letto di Antonio, nella cameretta dei bambini, che all'epoca avevano 4 anni e 21 mesi. Antonio aveva solo 29 anni e una vita davanti. Oggi ne avrebbe avuto 53. Noi eravamo i più piccoli di una grande famiglia. Io ero solo 3 anni più piccola di lui. La scelta di Antonio di arruolarsi non è stata sicuramente per spirito o per amore della polizia, ma perché i miei avevano preteso, i miei genitori avevano preteso che tutti dovessimo studiare, ma lui che aveva, io dico sempre che viveva giocando, aveva un'intelligenza brillante, ma come diceva mia madre, uso il termine nostro, pugliese, leccese, non aveva spazio, diceva lei, per stare seduto su quella sedia. Non aveva tempo, aveva una vita sempre molto frenetica, molto agitata. Quindi mio padre, che era un uomo che ci ha insegnato, e che ringrazio sempre, grandi valori dell'etica, del vivere civile, decise di ritirarlo da scuola, ma non chiedere a nessuno, come si faceva all'epoca, al tempo, il favoritismo di dargli un posto di lavoro. Se lo portò a lavorare con lui, avevamo una pescheria
e decise che quel figlio che aveva deciso di non, in quel momento, di non capire quello che i miei genitori con grandi sacrifici stavano cercando di offrirgli, un cambiamento, una cultura, decise di portarlo con sé a lavorare e di farlo svegliare ogni notte alle 2. Ad Antonio questo cominciava a stare stretto, cominciò a maturare in lui l'idea di andarsene da quelle che non erano solo felice. Ma mia mamma mise sempre un punto a quella sua scelta e un no, chiaro, forte. Io non ti firmerò mai perché tu possa donarti. Quindi, arrivato alla maggiore età, scelse di farlo. Si arruolò all'epoca, i colleghi di Antonio sapranno, c'era il primo arruolamento per quanto riguarda, si faceva il militare nella polizia, e lui scelse di arruolarsi. Aveva 18 anni e sicuramente nei suoi sogni e nelle sue speranze non c'era quello di morire a capace. Fu, dopo varie tappe, fu mandato a Bergamo e in quegli anni si aprì il maxi processo a Palermo e lui scelse di spontanea volontà di essere, chiese di essere aggregato nella città di Palermo. Ecco, io dico che lì avviene quel morso di più, del più, come di solito è solito chiamarlo presidente di Liber, non solo Luigi Ciotti, l'incontro con Giovanni Falcone prima e con Paolo Borsellino dopo, fa nascere in lui quella maturità, quella, fa vedere a lui uno Stato, un'Italia, fa conoscere a lui la mafia. Probabilmente c'è anche da noi, ma in quegli anni l'avevamo sempre sentito parlare in televisione. Lui invece il contatto con questi uomini, il contatto con questa realtà, gli fa fare una scelta importante e definitiva, quella che alla fine del maxi processo decide di non tornare più a Bergamo, torna perché il ministero lo richiama, ma fa di tutto per rientrare a Palermo. Noi non capimmo mai quella scelta, io fui la prima a non capirla e non capì nemmeno qualche mese prima di quel 23 maggio quando lui ci telefonò a dire che avrebbe eseguito il giudice a Roma, che non l'avrebbe lasciato solo. Io non la capì, al telefono gli chiesi ma perché? Gli dissi una frase che ancora oggi ricordo, risuonano le sue parole di rabbia nei miei confronti. Gli dissi ma chi te la fa fare? E lui mi disse, sei come tutti gli altri, sei come quella gente che si gira dall'altra parte. Devi cominciare a guardarti intorno. Forse capirai che qualche cosa di sbagliato esiste anche nel nostro paese e nella nostra regione. Purtroppo non fece in tempo ad andare a Roma, perché il giudice, come ben sapete, quel 23 maggio tornò, forse era l'ultima volta che sarebbe ritornato a Palermo in veste ufficiale. E sulla strada che porta da Punta Raisi a Palermo esplosero 500 kg di tritolo. Antonio era nella prima macchina con Rocco e Vito e sembra che quel tritolo è esploso proprio sotto la loro auto. La macchina sbalzò, fece un balzo di 400 metri, andò a finire nell'altra carreggiata, tanto che i ragazzi della terza macchina, i colleghi che sono sopravvissuti a quella strage, ma che non per questo non vanno ricordati, e non va a loro
un nostro messaggio anche di riconoscenza per quello che quegli anni hanno fatto. Erano convinti che ce l'avessero fatta. Noi per anni abbiamo cercato di dare una dignità a quella scorta. Quella strage del 23 maggio è passata come la strage di Capaci. Si è accomunato quel nome, quei nomi di tre ragazzi nella scorta del giudice Falcone, come se fosse un'entità astratta, ma così non è. Perché in quella strage sono morti Antonio, Vito, Rocco e Francesca Morvillo, che purtroppo, ahimè, vive a Londra ancora oggi dopo 24 anni. Pochi ricordano di questa donna, anche lei un grande magistrato. Ecco, noi in questi anni abbiamo cercato, anche spinti da quello che mia madre ha fatto. Mia madre è una donna molto semplice, una donna del sud, che ha avuto come scelta della sua vita quella di educare noi, di farci vivere in un mondo, cercare di inculcarci quei valori perché noi potessimo vivere in un mondo diverso, avere quella cultura che loro non erano riusciti ad avere. Però, pur essendo una donna molto semplice, io l'ho capito dopo tanti anni questo, lei ha sempre raccontato di suo figlio di come fosse vissuto e non di come fosse morto, e di come fosse morto. Per lei era importante sentirlo vivo. E nei primi anni in cui lei ascoltava questi TG ogni volta, anche per ricordare la strage di Capaci, dove era il giudice Falcone, la moglie e i ragazzi di scorta, lei aspettava disperata che venisse pronunziato il nome di suo figlio. Non si può togliere la dignità, l'identità a un ragazzo di 29 anni. Allora lei un giorno, uno dei primi anni che si recava a Palermo per l'anniversario della strage, ebbe la possibilità di incontrare Don Luigi. Si incontrò con Don Luigi, era nata da poco libera, ma ancora non si era istituita, non si era deciso questa giornata del 21 marzo, ma soprattutto non si era deciso questo lungo elenco di nomi, questa recitazione. Io la chiamo recitazione dei nomi. Lei fece questa domanda a Don Luigi: ma perché nessuno pronuncia il nome di mio figlio? Mi fa male a loro, ma a me fa bene sentirlo. Io ho bisogno di sentire pronunciare il nome di mio figlio. Don Luigi prese spunto da questa considerazione della mamma, tanto è vero che ha fatto una cosa bellissima, lo ha riportato e l'ha scritto nel suo ultimo libro, quello uscito l'anno scorso per i 20 anni di Libera. E da quella critica pacifica, normale, di una madre, è venuta fuori l'idea della lettura dei nomi. Mi è piaciuto molto non sentire la parola eroi oggi. Non sono degli eroi, ci siamo battuti anche su questo, a considerarli persone normali, persone che hanno fatto delle scelte di vita, persone che, come diceva mio fratello, avevano paura. C'è una bellissima intervista ad Antonio dove lui parla della paura considerandola un sentimento umano. Lui dice: chi ha paura ama, chi ha paura piange, un sentimento umano. È la vigliaccheria che non deve far parte dell'uomo. Perché considerare noi le tante vittime di mafia innocenti significa crearsi un alibi per non fare nulla.
E noi non vogliamo questo, non vogliamo alibi. Noi vogliamo continuare a fare memoria. L'altra parola che ho sentito poco è legalità. È un bene questo, è una parola che è stata abusata da tanti, usata male, quasi come fosse uno slogan, ma non è così. Noi abbiamo fatto delle formazioni con Libera dove abbiamo voluto eliminare quasi questo termine e sostituirlo con la parola responsabilità. Una ragazza di voi, non so chi, ha detto: come facciamo noi? Come possiamo fare? Che contributo possiamo dare? Ecco, io credo che voi oggi abbiate dato un bellissimo contributo. Credo che oggi voi abbiate preso coscienza di quello che è realmente, di quello che sono realmente le mafie. E prendere coscienza significa sentirsi liberi, essere liberi, avere un senso critico. E abbiate fede, ragazzi, questo è quello che alle mafie fa paura. Quando di fronte si trovano ragazzi con senso critico e libertà di pensiero, loro di questo hanno paura. Io non mi dilungherò molto perché abbiamo questo momento importantissimo che è la lettura dei nomi. Noi l'abbiamo ascoltato a Messina, voi l'ascolterete oggi, io lo riascolterò con molto piacere oggi. Voglio lasciarvi però con una speranza, quello che una volta finito tutto questo, voi prendiate coscienza di quei nomi, andiate alla ricerca di quei volti, andiate alla ricerca di quelle storie e le facciate vostre, cercando di attraversare anche voi o di aiutare i vostri compagni, la vostra società ad attraversare quella strada che è stata sì solcata e spianata da loro. Ma spero che voi continuate a farlo. Una strada che le tante vittime di mafia hanno reso responsabile, piena di speranza, di libertà, ma soprattutto di bellezza, la bellezza dell'etica. Ecco, io vi auguro questo, che oggi voi possiate fare vostri quei nomi, ma soprattutto cercare in quei nomi quelle storie, storie importantissime che hanno veramente segnato la nostra Italia, un paese straordinario e che noi abbiamo il diritto di rendere tale. Grazie.